ha definito il pacifismo la terza potenza mondiale. Ci hanno creduto in troppo. Ci hanno creduto in troppo, ma io credo che, vabbè, il mondo è andato avanti nel modo in cui è andato, pieno di guerre, eccetera, guerre contro le guerre, no? Perché si fanno le guerre per evitare le guerre, insomma, vabbè. Per un po' di anni, per produrre di più, perché poi anche questo rientra nella logica del consumo. Ahimè, certe guerre sembrano soltanto consumo di armi. Sarebbe un altro libro da scrivere, perché i temi sono enormi, i temi citati. Comunque, dicevo, toccherebbe alle sinistre. Le sinistre purtroppo da gran tempo, a cominciare dal 80, ma anche dal 70, si sono allontanati dalla rivoluzione, tra virgolette, che non è mai stata rinnegata, però in qualche modo, come dire, è entrata in sonno. In pratica le sinistre in questo periodo, che dobbiamo riconoscere, c'è stato un momento in cui la crescita produttiva nella forma dell'accumulazione capitalistica sembrava pagare, perché è stato il periodo in cui bene o male si è investigato lo stato sociale, la scolarizzazione per tutti, la sanità per tutti, le pensioni, insomma, voglio dire, c'è stato un momento in cui lo stato sociale è stato trovato, sia pure parziale, riflettore, se volete, un'attuazione. E questo nel momento in cui appunto la produzione continuava ad aumentare. Il trentennio del dopoguerra, quello che i francesi chiamano le grandes glorieuses, no? In quel periodo è stato così, però appunto è un fatto di quantità. A un certo punto questa crescita produttiva che sembrava questa torta, che continuava a crescere, che continuava a promettere ad ognuno una sua fettina, più piccola, più grande, ma comunque sembrava prevedere un miglioramento delle condizioni del mondo, a un certo punto ha trovato degli arresti molto precisi, che sono i limiti del pianeta. André Gorz, che era uno dei pochi economisti che capivano queste cose, gli economisti sono del tutto refrattari, parlava proprio di questo. Diceva che il mondo, ma anche Wallerstein l'ha detto più volte, il capitalismo non ha più spazi in cui espandersi, in cui affermarsi, in cui produrre la propria crescita, e quindi lo deve fare in maniera assolutamente nociva e disastrosa per l'equilibrio. Benissimo, allora devo correre, ovviamente, quando sono. Bene, allora ancora qualcosa posso dire. Perché le sinistre hanno in qualche modo si sono uniformate a questa logica e a questo progetto di produzione senza limiti? Perché questo da un lato sembrava pagare, appunto, e non c'è dubbio che i ceti operai, i ceti lavoratori, insomma, hanno migliorato le loro condizioni, ma perché non. La lotta al capitalismo non è mai stata rinnegata, ma è stata messa in sonno in qualche modo. Oggi si parla, tra l'altro, si parla di neoliberismo, non si parla nemmeno più di capitalismo. Questo è un modo di accantonare il problema, è un modo di leggere la realtà con occhiali che non servono. Ma soprattutto, quando si parla con qualche persona di sinistra che sia disposta ad accettare il dialogo su questi temi, che sono pochissimi, dicono sì, ma poi tu diminuisci la produzione e il lavoro dovrà finire, come ci troviamo di fronte a una massa di disoccupati. Allora, anche questo è un grosso discorso da fare, che le sinistre avrebbero dovuto fare da gran tempo, perché Keynes sulla fine degli anni 20 diceva che con il cammino che aveva già invocato velocemente il capitalismo, si sarebbe potuto arrivare a una settimana di 10-12 ore di lavoro, 3-4 ore al giorno al massimo, si sarebbe potuto soddisfare. Ecco, allora, questo ci dice la stortura su cui il capitalismo è fondato, cioè non per
produzione capitalistica non è finalizzata al miglioramento reale delle condizioni umane, sociali, ma umane, diciamo, ma è un processo fine a se stesso, assolutamente in fondo assurdo, in fondo dici dove credono di andare a finire, dove vanno a parare, insomma. Questi sono problemi che nessuno si pone, o pochissimi, inascoltati per lo più, o comunque ne hanno paura. E le sinistre hanno avuto paura di queste. Se tu pensi che il progresso tecnologico è stato dalle sinistre regalato al capitalismo, non ne ha fatto nulla per paura della disoccupazione tecnologica. Il progresso avrebbe potuto essere utilizzato dalle sinistre per ridurre la quantità di lavoro, i tempi di lavoro destinati da cui proletariato sono obbligati. Questo non è stato fatto. Allora, credo che si tratterebbe di ripensare questo e bisogna ripensarlo a livello planetario. Perché certo che si può intervenire su una serie di problematiche, di fenomeni negativi locali, però credo che per risultare utili sia necessario inserirli in un progetto globale. La globalizzazione è una realtà, è un fatto, non è una parola, ma esiste una globalizzazione economica, anzi la globalizzazione è determinata dalla forma economica attuale. Esiste una globalizzazione culturale, perché i mezzi di comunicazione sempre più veloci, eccetera, sono portano cultura oramai, la cultura occidentale che si diffonde in tutto il mondo, lo vediamo, parliamo in un paese cinese, italiano, quello che sia africano, dove siamo stati 10-12 anni fa, erano paesini di Moscova che parlavano, parlavano della cultura locale, della storia loro, eccetera, e ci troviamo di fronte a delle piccole grandi manate, come sempre, e le boxe con la pizza, il fast food, eccetera, eccetera. Cioè, è la cultura. Però non esiste una globalizzazione politica, non c'è una politica globale. E di questo avremmo immediato bisogno, io credo, proprio per poter affrontare il problema ambiente innanzitutto, che è quello più urgente, e tutti gli altri problemi, perché anche le disuguaglianze. Voi direte dove si prendono i soldi per fare tutto questo? Possibilmente con un po' meno di disuguaglianza sociale, perché il nostro è un mondo dove dirigente dell'azienda in America, lo dice Stiglitz, che non è uno blogger, che non è, ma lo dice, e dice che bisogna lavorare, un dirigente d'azienda guadagna 75 volte quello che guadagna, 750 volte quanto guadagna un operaio della sua stessa azienda. E i grandi patrimoni ereditari potrebbero essere in parte acquisiti dallo Stato, lo proponeva in Audi, negli anni 50, e anche in Audi non era una roba, non era rivoluzionario, però vedeva la necessità di una minore disuguaglianza, diciamo, se non di disuguaglianza. E sono dei grossi problemi tutti quanti, che però sono tutti convergenti sul fatto che, come dire, sono tutti strettamente collegati con lo squilibrio ecologico planetario, che è fondamentalmente determinato dalla quantità, una quantità di produzione che è solo finalizzata per i piedi che determina il sistema capitalistico e drammaticamente nocivo. Scusate.